Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi comincia una serie estremamente interessante, e cioè il mio PC tutto Be Quiet. Come già detto qualche video fa, Be Quiet ha accettato di aiutarmi nel creare il PC da streaming più silenzioso che ci sia al momento sul mercato. Quindi oggi andremo a cominciare una serie di video riguardante questi componenti, partendo da qualcosa che molte volte la gente non tiene in considerazione, e cioè l'alimentatore. Stiamo parlando di un Pure Power 11 FM, un alimentatore da 650 watt con certificazione 80 Plus Gold, un design molto carino comunque con i classici colori di Be Quiet, quindi nero e arancione, una ventola estremamente silenziosa e soprattutto delle performance che vi stupiranno. Però fondamentalmente lo sapete, io non sono un tipo che testa gli alimentatori, quindi mi sono rivolto a qualcuno che ne capisce molto più di me. E cioè sono andato direttamente da il nostro caro signore e padrone Saddi e gli ho portato appunto questo alimentatore per metterlo sotto torchio, torturarlo e vedere fin dove potessimo spingerlo. Da ignorante quale io sono di elettrotecnica o comunque elettronica a questi livelli, è stato estremamente interessante riuscire a vedere come si testasse un alimentatore e come si facesse arrivare un componente di questo tipo al proprio limite, per cui ringrazio davvero lo zio Saddi che mi ha fatto assistere a questa cosa, e in descrizione, come dico anche nelle clip precedenti, c'è il link di Saddi e il link di altri colleghi, Marco, Patrick, zio Falco 75, nei cui canali potete andare a informarvi su come gli alimentatori vengono testati e su quale alimentatore sia meglio scegliere per la vostra build. Spoiler, questo è davvero molto buono. Ma bando alle ciance, io vi lascio alla parte interessante del video. Mi raccomando, ascoltate molto bene, perché Saddi spiega una marea di cose interessanti mentre va a testare questo alimentatore, e soprattutto se volete vedere qualcosa di interessante vi ricordo di cliccare il link in descrizione, perché c'è innanzitutto il canale Telegram delle offerte Agile Tech Track e c'è un link affiliato per l'acquisto di questo alimentatore, e credetemi, non ne resterete assolutamente delusi. Tra circa 2 settimane uscirà un altro video riguardante questa serie e parleremo del case che Be Quiet mi ha inviato, quindi rimanete sintonizzati, mi piace, iscrizione, campanella, e vi lascio al vivo del video. Ciao belli! È il singro! Hey! Il video è tuo, io seguo le tue direzioni, tu mi dici cosa devo fare, io lo faccio. Fu guaglione tuo oggi. Io sono guaglione tuo, faccio garzone. Bene, signor Saddi. Sì. Innanzitutto la ringrazio per essere qui con me in questo video. Per adesso mi ringrazio. Dobbiamo provare un alimentatore, però non deve saltare in aria stavolta. Ok, no, allora forse no. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi c'è con me il maestro degli alimentatori. No, io sono un umile alunno allievo. Allora, c'è un dio e un semidio e poi ci sono le schifezze che siamo io e Marco. Ad ogni modo, siamo oggi qui nell'ufficio mega officina di Saditec, nella sala danni di Saditec, per provare un alimentatore che Be Quiet gentilmente ci ha mandato. Per cui grazie Be Quiet per averci mandato questo Pure Power 11 FM 650 watt. Giuriamo di non romperlo. Oltre a vedere e a testare effettivamente questo alimentatore, vedremo pure come si testa in maniera professionale un alimentatore. Allora, diciamo che il termine professionale è sempre un termine molto particolare, perché diciamo gli alimentatori andrebbero testati per 1500 cose. Mm-hmm. Diciamo che comunque con la strumentazione che abbiamo oggi riusciamo a ricreare bene l'utilizzo che fa un PC di quell'alimentatore, quindi possiamo dire: guardate, se lo utilizzate per un PC va bene, va meno bene, va male, vi fa 3000 euro di danni come mi è successo, quindi... Mi dà anche le sue prime impressioni sull'unboxing magari? Sì. Poi ci metti una musichetta, qualcosa, ta-ta! Non lo so. Questo è bello. Allora, questa qua diciamo è la sacchetta, sì. la saccona dei cavi. Allora, dobbiamo dire che questo qua comunque è un alimentatore fondamentalmente di fascia media, da sì, 650 medio, watt. Dai, anche medio alta comunque. Sì, quindi non possiamo aspettarci, sapete, tutte le sacchette belline in velcro e altre cose. Però diciamo che per 650 watt sono
un bel po' di cavi. Sì, sono un bel po' di cavi, soprattutto ho visto alcuni cavi sono anche abbastanza spessi. No, la sezione dei cavi non è indifferente. Cioè, ora ho beccato l'8 pin che è sicuramente uno di quelli che ha la sezione più grande, però effettivamente ci interessa che l'8 pin ci abbia la sezione grande, magari ecco, sì. Il SATA può anche essere un po' più piccolino. Luce che cade. Okay. Questo è il cavo della 220, anche yes. Questo qui mi sembra correttamente dimensionato per quanto riguarda la sezione, sì. Considerando che ci dovranno passare almeno 3 ampere, perché la matematica non ho un'opinione, 2,30 per 3 fa 6,90, con l'efficienza gold che dichiara, sì, mm-hmm. Dovrebbe passarci 3 ampere e ci stanno. E ricordiamoci, questo qua è un 650 80 plus gold, quindi... dovrebbe essere un bel esemplare. Io lancio le cose per terra. Non si preoccupi, okay. Basta che non sia l'alimentatore. L'alimentatore, per fare una citazione che Carmelo ricorderà, è un bel porco. Ci sta dicendo che sta facendo body shaming all'alimentatore. No, nel senso che è corpulento, questo devo dirlo, fa ben sperare. Ha un layout di cavi che effettivamente è abbastanza particolare. Sì, questi sono i 24 pin, no, questo è il 24 pin, questi questo due, qui, questo qui dovrebbe il processore, essere, sì. Quindi due per processori e due per schede video, che è più tre praticamente periferiche SATA, Molex, e per un 650 watt direi che è una dotazione che ci sta. Come funziona tutto sta ambaradan di roba? Perché qui abbiamo, qual è il termine tecnico? Allora, praticamente questi qui sono due carichi elettronici programmabili. Il che vuol dire che io gli dico quello che devono fare e loro lo fanno. Sono come Pino e gli anticorpi. Qui è un oscilloscopio della Tektronix. È un oscilloscopio molto sensibile. E ce l'ho, ma non lo utilizzo neanche così tanto, perché effettivamente certe volte spara veramente, cioè è troppo sensibile. Questi qua sono carichi per la 12 volt. Riesco ad emularne fino a 800 watt con questi due, che per oggi va più che bene, che sono 150 watt. Poi c'ho questo altro carico qui, che è da 250 watt, sempre per la 12. E questo qui invece lo chiamo il killer. Sono gli ultimi 100 watt che solitamente quando li metto ammazzano. Okay. Questo qui invece è un carico per le rail minori. Questo qui invece è lo Stingray, che è praticamente l'oscilloscopio che utilizzo di più. È lo stesso che usava Johnny Guru. E questo costava un sacco di soldi, l'ho preso in super offerta. Tra l'altro siamo in 3 in Italia da questo Stingray. Sì. Io, Falco e Patrick. Non so se c'era Marco, mi sa di no. E comunque, cioè, questo qua è fantastico. E niente, quindi poi noi attacchiamo tutta sta roba qui. Mo attacchiamo il 24 pin qui, che serve per accendere e spegne. Sul 24 pin passano tutte le rail, che poi noi andiamo a cambiare gli spinotti per osservarle. E nel frattempo qua diciamo spara gli 50 watt, spara gli 100, spara gli 200. Gli diamo praticamente dei carichi variabili, sì, giusto? Sì, a seconda di quello che vogliamo. Perfetto. Diciamo che è un sistema simile a come ce l'ho io. Ce l'hanno ovviamente pure Falco, Patrick e Marco. Marco è quello che ce l'ha più simile al mio, MP Hardware. Falco e Patrick. Ovviamente tutti i canali saranno in descrizione. No, Marco no. Tranne Marco. Marco Ma no. Marco se l'è comprato il mio canale, ti ricordi? Appunto, quindi non c'è. Quindi c'è già praticamente. Falco e Patrick hanno delle resistenze praticamente che loro attivano. Io e Marco invece abbiamo proprio lo stesso sistema dei carichi elettronici programmabili. Però alla fine siamo resistenze o carichi elettronici, è la stessa storia. Avete presente quando assemblate un PC? Io dico, ma che cacchio non si accende sto PC? E perché non hai premuto il tasto dell'alimentatore? Io c'ho il power up, c'ho il manico termico staccato. C'ha il manico. Da! Allora, beh, c'è un bello hold up time comunque, ci mette una veglia a spegnersi. Ok, è quindi... positivo. Ok, positivo questo. Guarda qua, ora si sta spegnendo, ancora c'è attenzione. Mi spiega per favore cosa abbiamo collegato e perché abbiamo collegato proprio queste cose? Allora, cosa abbiamo collegato? Essenzialmente il 24 pin, che ci serve per due motivi fondamentali. Accendere l'alimentatore, che potrebbe essere abbastanza importante in un test. Beh, decisamente. E niente, poi oltre al 24 pin, giustamente abbiamo collegato, diciamo, la dotazione di cavi che è presente, quindi praticamente l'8 pin della CPU, più i due cavi PCI Express, che dovrebbero fornire tranquillamente 650 watt, più ovviamente il cavo SATA per le rail minori. E allora la prima cosa che facciamo è andare a vedere un attimo il ripple a carico zero, che dovremmo riuscire a vedere qui. Ok, lei per ripple intende il disturbo. In realtà il disturbo di linea a carico zero è veramente bassino, perché parliamo veramente di 40, saranno 40 millivolt. Posso abbassare un po' la scala, ma 40 millivolt a carico zero, che è una situazione insomma abbastanza irreale. Ok, benissimo. Proviamo un carico cross load, quindi vuol dire metto le rail minori, metto i 30 watt sulle rail minori. Vabbè, considerando praticamente le cose, diciamo il margine d'errore ci siamo.
praticamente siamo a 4,75, lì c'è un margine d'errore di 0,1. Il Ripple non è particolarmente contento, ma comunque diciamo sul 12 volt di questa cosa. Mi sembra abbastanza... Siamo sugli 80 millivolt, insomma, poteva essere meglio, poteva essere peggio. Sul 5 volt invece, per esempio, abbiamo alimentato, qua siamo... troppo alti e questa cosa non va bene. Però come vi ho detto, la differenza è che questo oscilloscopio è molto sensibile. In realtà vedi anche cose che probabilmente ha disturbi che poi neanche vi servono. La 3,3 volt ci sono sempre, no, 40 millivolt. E adesso invece vi faccio vedere come mettendo invece quest'altro oscilloscopio, che è lo Stingray, che diciamo vedete le cose un po' più umane. Possiamo notare come, essendo lo Stingray uno strumento molto più umano che cattura anche molti meno disturbi, in realtà il ripple reale dell'alimentatore è ridicolo, saranno 10 millivolt, ma neanche. Infatti vedo che la lineetta non cioè, è letteralmente 10, cioè un quadratino sono 10 millivolt. La tolleranza è 120, è diciamo una performance molto, molto alta, nel senso un'ottima performance. Dobbiamo mettere carico al 12 volt. Maestro, io adesso però le faccio una domanda. Sì. Ma alla fine diamo il voto all'alimentatore da 0 a semplice? O... A 10. Ah, a 10. A 10. A 10. L'alimentatore sulla 10 volt. No, non... Allora, in questo momento abbiamo messo 20 watt all'alimentatore, quindi in teoria siamo a 50 watt. La tensione, la cosa... bella è che qualsiasi cosa io ho fatto è rimasta rock solid. Ok. E praticamente la tensione sul 12 volt è scesa ancora di più. Quindi? E letteralmente saranno 4 millivolt. Spettacolo. È una performance di altissimo livello. Cioè, difficile vedere alimentatori che ci abbiano dei valori di disturbo così bassi. Okay. Adesso lo alziamo un pochettino, io faccio 50 watt alla volta. Quindi adesso andiamo con un carico di 100 watt. Sì, 60, 70, 80, 90 e 100. La tensione fa questo scherzetto divertente su alcuni alimentatori che invece di scendere sale. Ok. Di poco, nei valori, va bene così, perché questo valore deve stare tra i 12,6 e i 12,4, siamo a 12,1 perfettamente in mezzo. E possiamo vedere come il ripple... e ne si è fregato praticamente niente, perché siamo passati a una forma d'onda forse un po' più movimentata, ma siamo sempre intorno ai 10 millivolt. 10 millivolt quindi? Sì, 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 ma è veramente pochissimo, è praticamente come non avevi disturbo. A 100 watt direi di andare direttamente a 200. Abbiamo visto che comunque la performance è più che buona. 200 watt, la tensione è scesa di niente, i 200 watt... Il ripple è aumentato, mamma mia, che paura, 12 millivolt sono questi. E ricordiamo che la tolleranza è 120. 100, quindi siamo a un decimo del ripple possibile, fantastico. E adesso quindi facciamo un esame a metà del carico. Io purtroppo qui non ho più il consumometro, ma diciamo se c'è un 80 plus gold reale non l'andrei neanche a guardare. Sono d'accordo. E quindi andrei direttamente a 325 watt, facciamo 330. La tensione rimane perfetta. Vorrei che avesse più ripple, ma lui no. Non riusciamo a smuoverlo. No, lui ne frega niente, rimane 12 millivolt. Cioè, be quiet, dovresti fare alimentatori più brutti. Allora, voglio provare a metterlo sotto schiaffo con questo attrezzo che sappiamo essere cattivo. Ok. Quindi allora, si stanno incazzando i carichi, okay, ma lui no. Tolti gli spike, quelli lì che vedi è disturbo, non deve contato. Non sono quelli reali. No, sono 10 millivolt, cioè non, lui non gliene frega niente, lui è proprio... Okay. Cioè questo qua non è niente, cioè non c'è il ripple, è falso. è finto! È un ripple farzo! Tant'è che a questo punto io devo anche andare ad intaccare l'altro carico, perché questo 400 watt fa... Quindi dobbiamo dargli almeno altri 200 watt tramite quell'altro. Sì. Ok. E adesso passiamo, siamo a 330, 380, 390, 400, 400 watt, andrei a 450 direttamente. 400 watt siamo a... Più della metà. Più della metà, quindi siamo... Sì, sì. Sì, come no. 10, 20, 30, 40 e 50. 450 watt, che più o meno è un computer, un full load, può andare a consumare...
insomma, di media più o meno sta cifra. Mm-hmm. E il Ripple? Vorrei che lui fosse diverso, ma no, rimane là, non se ne frega proprio. Niente, io te lo porto direttamente al massimo, che è 6,50. Quindi, ragazzi, stiamo testando l'alimentatore al massimo delle sue possibilità con 650 watt di carica. Allora, se faccio la media tra i due, 11,8 la tensione, mi sta più che bene. No, si è mosso il Ripple. Oddio, quanto... sono 20 millivolt a pieno carico. Allora, ma quindi adesso possiamo anche fare un'altra considerazione riguardo questa. Allora, possiamo vedere se interviene la OCP. L'unica cosa che posso fare, siamo a 6,60, 6,70, 6,80, 6,90, 700. Io direi pure che ci possiamo fermare. No, no, paura, no, 10, 20, sì. Ragazzi, 30, stiamo testando 40, un alimentatore 50, da 650 60, watt 70, a 750. 80, 790. 800. 800, 810 si è spento. Allora, si è spento 810 e è perfetta, la OCP è intervenuta correttamente, perché praticamente dobbiamo avere un pochettino di sbalzo, solitamente un 25% in più ci può stare, e le valori di tensione erano perfetti, ancora in momento stiamo su 11,750, il Ripple è a 20 millivolt, quindi anche a livello di protezioni è una cosa che succede raramente e va da Dio. Questo va detto. Spettacolo. Va da Dio, sì. Cioè, per quanto mi riguarda, il voto è assolutamente non semplice. Allora, dopo aver provato, come abbiamo detto, 810 watt di carico e si è spento l'alimentatore, perfetto. Le considerazioni sono che l'alimentatore funziona. Funziona decisamente bene. Cioè, caricarlo con quasi 200 watt in più di carico e non avere problemi di esplosioni, penso che sia un ottimo risultato. No, assolutamente. Diciamo che c'è appunto lo sbalzo almeno il 20% in più, perché i picchi sappiamo benissimo, cioè pure una 3090 in picco fa 650-700 watt, l'alimentatore deve poter gestire, ti gestisce tranquillamente. 3090 forse è troppo, ma già anni 7 3080 3070 Ti ce la fai, per farti capire, sai dove devo metterlo sta alimentatore? Un Ryzen 5 5700G e basta, senza nemmeno una scheda video, perché per il PC da streaming è un'offesa. Io mi sentirei offeso fosse l'alimentatore, non so. Però stavo pensando pure di metterci una scheda video più avanti. Quindi diciamo che con un costo di circa 100-110 euro non si sbaglia ad acquistare questo alimentatore. No. C'è un link affiliato, se volete, in descrizione, se volete acquistare l'alimentatore, c'è da vari tagli. Se comprate dal link affiliato, dategli soldi a G. Devo mangiare. Deve ricomprarsi il canale da Marco. Diciamo che c'è della concorrenza in questa fascia di prezzo, che comunque ha delle prestazioni molto simili. Sì. Però se si compra questo, magari non in offerta, non si sbaglia. Comunque sì. Va bene. Signor Saddi, io la ringrazio di essere stato mio ospite. Veramente sono io suo ospite e lei è mio ospite nell'essere mio ospite. È un ospite Inception. Un saluto, ragazzi, a tutti gli amici di G. In descrizione c'è il canale di Saddi, se non lo conoscete. Innanzitutto vergognatevi e secondo andare a seguirlo. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.